Ecco, siamo nel settenario del Natale, incominciato ieri. Sono appunto 7 giorni che vanno dal 17 al 23 dicembre e ci conducono giorno per giorno al Natale del Signore, evidentemente. Ecco, è quella che comunemente viene chiamata la novena di Natale, e in realtà è un settenario. Ed è indicato visibilmente, no, dalle 7 candele che abbiamo messo davanti all'altare. Abbiamo acceso la prima ieri. E la frase che è scritta, chi conosce il latino l'ha decifrata, ero cras. Ero cras vuol dire ci sarò domani. È riferito a Gesù, evidentemente. Io vengo, io sto venendo, sto arrivando, io domani ci sarò, ecco, compirò, ecco, la promessa che ho fatto, ecco, verrò, ecco, in mezzo a voi. E questa sigla nasce, ecco, dagli iniziali delle cosiddette antifone O, quelle che si cantano nel Vespro, quella che abbiamo anche appena ascoltato, quella di stasera. Abbiamo appena ascoltato nel versetto alleluiatico, O Signore, no, si chiamano O perché incominciano con questa invocazione, O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai, vieni a liberarci con braccio potente. Lì vedete una A, perché è Adonai, e la seconda, allora la prima era ieri, era la S di Sapienza, o Sapienza, e lì non c'erano problemi. Invece lì c'è una A perché l'ebraico dice Adonai, che è O Signore in italiano. E O Adonai, cioè O Signore, tu sei la guida della casa di Israele, colui che conduce la casa di Israele, il popolo di Dio, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai, vieni a liberarci con braccio potente. Ecco, qua viene invocato il Signore come colui che guida, come colui che ha sempre condotto il suo popolo. E vengono evocati qui 2 episodi importantissimi nella vita del popolo di Israele. Uno è l'apparizione a Mosè di Dio nel roveto ardente. E l'altro è la consegna sul monte Sinai, sempre a Mosè, della legge. Ecco, sono 2 eventi importantissimi. Il primo perché è la chiamata di Mosè a liberare il suo popolo. Ecco, Mosè si trova nel deserto e gli vede questo evento strano, miracoloso, perché c'è un roveto che brucia ma non si consuma. Allora è attirato, incuriosito da questo evento strano e si avvicina e lì appunto ha un'esperienza di Dio, il Signore gli parla. Ecco, mi limito a dire ecco questo, innanzitutto che Dio gli rivelerà il suo nome e il suo nome è Io sono colui che sono e si può anche dire Io sono colui che c'è, Io ci sono. Io ci sono. E questo è un bellissimo nome, anche per noi oggi. Io ci sono. Io nella tua vita, dice Dio a Mosè, e lo dice anche a te questa sera, io ci sono. Io ho ascoltato il grido del mio popolo e adesso intervengo per liberare il mio popolo dalla schiavitù di d'Egitto. E Mosè questo dovrà fare. Sarà la sua missione, non la missione della sua vita. Ecco, io ci sono nella tua vita e ti libero non dalla schiavitù d'Egitto, ma da ciò che rappresenta la schiavitù dell'Egitto e la schiavitù fondamentalmente dal peccato. Ecco, la grande schiavitù da cui ci libera Dio è la schiavitù, ecco, dei nostri peccati. Ecco, io ci sono in questo senso, io ci sono al tuo fianco, io ti libero. Io perdono i tuoi peccati nella mia misericordia e ti libero, ecco, dal giogo, dalla schiavitù, dalla dipendenza dai tuoi peccati, dai nostri peccati.
Ecco, quindi un evento che parla anche a noi oggi, evidentemente. E questa è una delle cose che fa Dio, perdonare i peccati. E l'altro evento è quello appunto dell'apparizione sul Monte Sinai, sempre a Mosè, soltanto a Mosè, la consegna delle tavole della legge. No, anche questo è un evento fondamentale, saranno le tavole dei 10 comandamenti, le 10 parole che il popolo dovrà osservare per rispettare, ecco, l'alleanza con il suo Dio. No? Quelle 10 comandamenti che spesso il popolo ha trasgredito e anche noi spesso veniamo meno. Ecco, è un legame che per custodire la vita. Ecco, la legge, anche oggi, le regole morali servono a custodire un valore importante. Non uccidere serve a custodire la vita, perché se uccidi, ecco, eccetera. Ogni comandamento custodisce una relazione con Dio, una relazione con l'altro, no? Non tradire tua moglie o tuo marito e custodire il matrimonio, evidentemente, la tua famiglia, no? Ecco, il valore bello, no, della morale cattolica è quella di custodire un bene prezioso. Non fare questa cosa, perché sennò poi dopo la perdi, la sciupi, la rovini. Ecco, Dio si rendeva presente allora in mezzo ai tuoni e ai fulmini del Monte Sinai, che mettevano anche un po' paura al popolo. Ecco, oggi si sta per manifestare, ecco, in un bambino, no? Nell'umiltà, ecco, di un bambino. Ecco, quindi c'è proprio una sorpresa per noi, no? Non dobbiamo temere, appunto, un'apparizione che ci terrorizza, no? Fatta di terremoti e di fulmini, appunto, e tuoni, come avveniva nell'Antico Testamento. Il Signore, ecco, nel giorno del Natale, in questi giorni, ecco, si renderà presente in un bambino, in Gesù bambino, appunto, e questo ci dice veramente dell'umiltà con il quale colui che è potente, colui che conduce la casa di Israele, il Signore, il Dio dell'universo, il Re dell'universo, ecco, della umiltà, ecco, che lo contraddistingue. Si rende presente in mezzo a noi in un bambino che ha bisogno, ecco, della nostra presenza, ha bisogno di essere amato da noi. Sia lodato Gesù Cristo.